Ciao a tutti, benvenuti nel mio tutorial, un burattino realizzato senza l'aiuto della macchina da cucire, ma semplicemente con la colla a caldo. E in più, molto facile da manovrare anche per i bambini. Ritagliamo il cartamodello da due strati di panno Lenci, questo è il punto dove andremo ad incollare. Incolliamo adesso i bordi nel punto definito e aspettiamo un po' che la colla si sia completamente asciugata. Dopo risvoltiamo. Intanto prepariamo la testa. La testa l'ho realizzata tingendo una sfera di polistirolo. Prima ho passato uno strato di colla Vinavil e poi la tempera del colore dell'incarnato. Se si vuole rendere la testina più lucida, passiamo un ulteriore strato di colla Vinavil. Poi incidiamo in questo modo. Questo è il punto dove andrà il dito indice. Adesso butto via un po' di polistirolo. Continua ad incidere perché l'apertura deve essere abbastanza comoda. Metteremo all'interno, vi farò vedere, un pezzettino di carta arrotolata. Questa è la parte da attaccare all'abito una volta risvoltato, quindi assicuriamoci che sia dell'altezza giusta. Poi lo incolliamo dopo aver, ripeto, risvoltato il guanto. Adesso vi insegno a realizzare la bocca. In morbida gomma Eva rossa. Eccola qua. Mettiamo ora delle matasse di lana gialla per fare i capelli, tutte attaccate all'estremità della testa.
Poi con un tocco di colla a caldo fissiamo bene i capelli sul davanti e anche sul dietro e mettiamo anche le sopracciglia. Mettiamo anche delle manine doppie in modo da poter avvolgere il guanto davanti e dietro. Aggiungiamo i piedi. Le ali le ho fatte in cartoncino, ma possiamo usare anche del feltro bianco. Eccolo qua il nostro bel burattino. Notate come si impugna bene. È studiato in maniera apposita per un'ottima gestibilità. Ciao, provateci! Un abbraccio a tutti!